Carissime amiche e amici, bentrovati. L'affermazione principale con la quale vorrei iniziare oggi la condivisione è la seguente. Tutti noi sappiamo di essere unici e ogni malocclusione è unica, ovvero sia ciascuna malocclusione risulta diversa nelle sue caratteristiche. È altrettanto vero che nelle diverse malocclusioni, uniche malocclusioni che giungono alla nostra attenzione, si ritrovano caratteristiche che, se utilizzate, possono consentirci di raggrupparle. Il terzo ausiliario sono gli elastici leggeri precoci intermascellari per la distoinclinazione del 43, ok, e tipping vestibolare di 16 che non gli fa male. Non solo. Per correggere la posizione di 24 in cross, posizioniamo un secondo elastico intermascellare da 24 a 35. Infine, per favorire la derotazione del 25, che non è ingaggiato, utilizziamo una coppia di forza. Vedete che la catenella, la open coil va da 24 a 27.